Per la categoria maturinisto della pallavolo del CSI, il titolo di campioni provinciali è andato alla polisportiva Oratorio Concesa di Trezzo d'Adda, in finale contro la polisportiva La Torre di Torre Boldone, che dopo la vittoria del primo parziale ha ceduto il secondo e ha subito gli avversari nei finali di set. Dopo la vittoria del titolo, la polisportiva Concesa si sta preparando alla prossima stagione con un'importante novità. Ci uniamo con la Virtus di Trezzo e facciamo una nuova società. E questo è l'ultimo trofeo che ci hanno portato questi ragazzi dopo 7 campionati che fanno delle robe egregie. E l'abbiamo un po' buttata via. Adesso il quarto set potevamo benissimo portarlo a casa. Era il nostro obiettivo da un bel po' d'anni. Siamo arrivati in finale, volevamo giocarcela. Peccato. I liberi della polisportiva Vallalta si sono aggiudicati la vetta della classifica, lasciandosi alle spalle il Volley Arcene al secondo posto della categoria. Il percorso quasi netto con una sola sconfitta ha messo in luce comunque il valore tecnico della squadra. È passata, non lo neghiamo, attraverso delle difficoltà, perché comunque la stagione è lunga, gli impegni personali, familiari, di lavoro mettono comunque a dura prova tutti, però credo si possa dire che è una vittoria del gruppo, insomma. La stagione è andata più che bene, visto che abbiamo vinto il nostro girone con qualche sconfitta, perché nelle trasferte non sempre andiamo al completo, comunque non ci possiamo lamentare, visto la nostra media d'età che abbiamo, anche quest'anno siamo arrivati alla finale.